Mister, i tifosi scalpitano perché il 15 luglio ormai è vicino, il giorno della partenza per il ritiro. Lei ha detto che la squadra sarà formata all'80%, una percentuale che pensa di riuscire a rispettare? Ah, io nella vita sono abituato a dare risposte e non a fare promesse o proclami che poi difficilmente sono convinto di poter mantenere. Io ho detto che partiremo per il ritiro con una squadra al 70-80%, ritengo che manterrò fede a ciò che ho detto, con calma, con tranquillità. Ripeto, io devo dare delle risposte a un popolo che mi ha accolto in maniera notevolmente positiva. Sono fiero e orgoglioso, lo dico per l'ennesima volta, non so se farà piacere a tutti o meno, di essere l'allenatore dell'Arezzo, di rappresentare una città così bella e di essere voluto bene da tantissima gente. Quindi questo accresce sempre in me responsabilità più forti e ritengo che per il 16 luglio l'Arezzo avrà quantomeno il 70-80% dell'organico che andremo ad affrontare questo campionato. Lei sta preparando un grande colpo in attacco, no? Mi ha detto nei giorni scorsi, ci dà qualche indizio, mister? Ma guardi, noi lavoriamo il mio gruppo, non soltanto io molte volte parlo io, ma è un plurale maestatis, l'ho sempre detto, non fa parte di essere egocentrico. Io ho un gruppo, e lo dicevo anche quando abbiamo fatto dei risultati importanti negli uffici, che è la mia squadra forte, composta da tanti ragazzi capitanati da Adriano Ciardullo. Quindi noi lavoriamo nei nostri uffici, veramente mangiamo anche il panino, perché probabilmente non abbiamo il tempo tra una telefonata e l'altra nemmeno di mangiare. Quindi noi stiamo preparando non dei colpi, dei giocatori importanti, come penso quelli che abbiamo preso fino a questo momento, perché ritengo che Feola, che l'anno scorso giocava in B, è un 92, Andrea, quindi voglio dire, non è un 81 a fine carriera. Non so quante squadre prendono dei 92-93, domani probabilmente annunceremo un altro 92-93 che ha giocato in cadetteria, non che ha fatto apparizioni, che ha giocato, che viene in categoria inferiore. Quindi questo penso che lo dico con grande orgoglio. Noi non facciamo proclami, ripeto, io nella vita ho dato delle risposte. Io le risposte le devo dare alla gente che mi ama, alla gente che ha fiducia nella mia persona, alla gente che mi ferma in mezzo alla strada. Quella gente dovrà dare delle risposte. E quindi, l'ho detto prima, lavoriamo con grande abnegazione, con grande professionalità. Domattina abbiamo degli incontri, poi partiremo, oramai tanto lo sapete tutti, per Bologna, poi la sera saremo a Cesena, e quindi pensiamo che tra questo fine settimana e l'inizio della prossima settimana annunceremo 5-6 giocatori. Poi prima del 15 ne annunceremo altri 5 o 6 e avremo una struttura importante per poter iniziare il ritiro, dove poi cercheremo di completare la squadra. Ma qualche nome glielo faccio, mister: Regolanti del Frosinone, Sascha Cori del Cosenza, Milesi che ha giocato a Vercelli e i tre ragazzi del Bologna. Ecco, questi sono giocatori che possiamo dare per vicini all'Arezzo oppure no? Ma voi siete talmente bravi, io dico che il giornalista importante va a caccia della notizia e ruba la notizia, lei è un giornalista bravo. Sono dei giocatori che noi abbiamo attenzionato. Regolanti è un giocatore che a me piace, non so se riusciamo a prendere Sascha Cori, che è di proprietà del Cesena, è uno che segna poco, ma secondo me è uno degli attaccanti più forti in assoluto, è uno che attacca la profondità, è un giocatore alla Capuano, è uno che fa la guerra con piedi buoni, non so se ci riusciamo. Cori è un giocatore che stiamo attenzionando, calabrese. Corvino lo ha promesso all'Arezzo, Corvino è un uomo d'onore, quindi anche se oggi sul sito dell'Aquila lo dava quasi fatto all'Aquila, Corvino lo ha promesso a noi e penso che non verrà meno a questa promessa. Poi Milesi è un giocatore che io reputo fortissimo, è un giocatore che è un 93, quindi 2 anni fa ha giocato titolare fino a quando non si è fatto male a Benevento, in una squadra faraonica che era il Benevento, no? Quest'anno ha giocato, se non erro, 10-12 partite in B a Vercelli e poi ha avuto un problema alla caviglia. Con i buoni rapporti che abbiamo con l'Atalanta penso di portarlo ad Arezzo anche Milesi, penso, non prometto nulla, farò il possibile affinché